se guardiamo l'interfaccia qui, io sono dentro il database musica, ho creato tre tabelle, e è possibile cancellare le tabelle o l'intero database. Non lo fate, però guardate come si può agire. Dovreste avere qua in alto, vedere qua in alto, che c'è operazioni. Provate a cliccare su operazioni. Ecco, viene fuori, allora, vengono fuori una serie di cose. Posso creare delle tabelle, posso cambiare il nome del database, posso eliminare il database, drop. Così come posso andare a copiare il database, solo la struttura, strutture dati o solo i dati, in un altro database. Okay? Posso cambiare la codifica dei caratteri, insomma, posso fare una serie di operazioni sul database. Naturalmente, perché questo? Perché qui io ho selezionato un database. Ora, se seleziono una tabella, per esempio la tabella album, e poi di nuovo vado a cliccare, non c'è operazioni ma c'è questo più, lo vedete? Vedete che c'è operazioni, quindi cliccando su operazioni ho tutte le operazioni che posso fare sulla tabella, non più sul database, spostare la tabella in un altro database, rinominare la tabella, aggiungere dei commenti, cambiare il motore di memorizzazione, andare a modificare il valore del campo increment. Questo è molto importante perché se io elimino una riga da una tabella dove c'è un campo che si autoincrementa, una tabella primaria che si autoincrementa, non è, per esempio, andiamo nella tabella. Ecco, se vado a eliminare questa prima riga dove c'è David Guetta, non è che poi questo ID 1 può essere recuperato o riutilizzato, no? Se una volta che ho cancellato la riga con ID 1, l'ID 1 non verrà più utilizzato. E se io cancellassi anche tutte queste righe, adesso non lo faccio, ma se le cancellassi tutte, basterebbe andare a selezionare tutto qua così e cliccare su elimina. E se poi andassi a creare, inserire un nuovo artista, l'ID partirebbe da 4. Quindi se per caso succede una cosa del genere, quindi cancello tutti i dati di una tabella, ma voglio che l'ID riparte da 1, ecco che posso andare qua nelle operazioni a, vedete, far partire auto increment da 1. Vedete, adesso mi dice che il campo auto increment è arrivato a 4. Quindi significa che se inserisco una nuova riga, il valore dell'ID sarà 4. Se voglio posso farlo ripartire da 1 oppure anche farlo ripartire da partire da un altro valore. Vabbè, e poi qua, vabbè, copia la tabella, analizza, ci sono una serie di operazioni, sono fin troppe rispetto a quelle che usiamo noi, e poi in fondo elimina la tabella, proprio cancella la tabella. Ok, invece svuota la tabella vuol dire che cancella tutto il contenuto ma non cancella la tabella. Adesso vediamo come devo fare inserire un artista. Qual è l'istruzione? L'istruzione è la insert into. Faccio vedere qual è la sintassi. Allora, si scrive insert into, che vuol dire inserisci dentro cosa? Metto il nome della tabella, la tabella artista. Poi apro una tonda e vado a scrivere lo schema. Cos'è lo schema? Sono gli attributi che io, i nomi degli attributi per i quali fornisco un valore. Allora, l'ID no. Poi devo invece specificare un valore per nome, data nascita e inizio. Data nascita, anno inizio. Perché devo fare questa operazione di specificare lo schema? Perché se io inserisco tre valori, questi tre valori vengono messi il primo nel primo attributo,
il secondo nel secondo attributo, il terzo nel terzo. Ma siccome io inserisco il nome finirebbe dentro l'ID, che sarebbe un errore. Okay? Quindi specificando lo schema sto dicendo che i prossimi valori che andrò a indicare devono essere messi in il primo in nome, il secondo in data nascita, il terzo in all'inizio. Poi devo specificare i valori. Allora, metto la parola chiave values e tra parentesi tondo i valori. Andiamo a cercare un artista, ditemi voi un artista. Mettere le stringhe tra le virgolette e i numeri invece possono essere lasciati senza virgolette. Poi si mette un punto e virgola. In questo modo io posso andare ad inserire un elemento nella tabella. Avevamo già visto come inserirlo direttamente, basta andare qua in inserisci e compilare questi campi. Adesso vediamo con SQL. Adesso eseguo. Tutto ok, vedete mi riscrive, mi fa vedere cosa ha eseguito. Vado su artista, apro la tabella e potete vedere che è stato inserito l'istanza. Questo per quanto riguarda l'inserimento. Vediamo adesso la cancellazione. Delete from. Delete from nome della tabella. Mettiamo artista. Allora, se scrivo questa roba qua, cancella tutto. Tutte le righe della tabella. Se invece voglio cancellare delle specifiche righe, devo scrivere where e qua devo mettere una condizione più o meno complicata. Questa è appunto una condizione sull'ID, dove l'ID è uguale a. Poi l'ulteriore istruzione, queste sono importanti queste istruzioni perché poi noi andremo a realizzare proprio queste operazioni per l'applicazione web. Cioè avremo, vediamo se riesco a spiegarlo sinteticamente, avremo delle classi Java che rappresentano, mappano delle tabelle del database, quindi siccome c'è qua la tabella artista, no, in musica, abbiamo la tabella album artista cliente, avremo delle classi album artista e cliente, classi Java, che mappano la tabella del database, cioè hanno gli stessi attributi delle colonne delle tabelle. Poi per ognuna di queste classi Java andremo a creare il CRUD, ossia un insieme di metodi che permettono di andare sul database e che quando creiamo un'istanza ci aggiunge la riga della tabella, quando cancelliamo un'istanza della classe ci va a cancellare la riga della tabella, quando modifichiamo l'istanza di una classe modifica la riga della tabella, quando facciamo una ricerca di dati ci restituisce i dati che abbiamo ricercato. Operazioni CRUD. Quindi faremo questa serie di operazioni utilizzando database classi Java. Ci sarà una corrispondenza 1-1 tra la classe Java e la tabella. Quindi queste operazioni diventano fondamentali. Bisogna sapere fare, però guardate che, non so se vi rendete conto, sono relativamente semplici, no? Cancellazione. Poi, update. Questo serve per modificare una riga di una tabella. Update nome della tabella, quindi sempre artista, sempre con la maiuscola sbagliata. Ora, va bene, vuol dire aggiorna la tabella artista, però poi gli devo dire cosa deve aggiornare. Supponiamo per esempio di voler andare a modificare tutti i campi dove c'è null. Quindi dove c'è null, in anno fine, andare a mettere uno zero. Quindi set anno fine uguale a zero, quindi imposta l'anno fine uguale a zero, ma non dappertutto, dove?
where hanno fine is nulla. Is nulla. Non si può scrivere uguale a nulla, perché non è, non c'è, non, non è possibile fare questo tipo di confronto con i valori nulli. Quindi questo vuol dire aggiorna la tabella artista facendo che cosa? Impostando anno fine a zero, ma in quale caso? Beh, solo quando where l'anno fine è nullo. Non vado certo a modificare invece il valore 1996 che ho inserito qui, che è invece quello giusto. Corretto. Vediamo un po'. Qua SQL, finisco questo, update artista eccetera eccetera, esegui, e adesso se andiamo a vedere la tabella artista vedete che ho messo 0 dappertutto. E naturalmente se voglio impostare anno fine a 0 per tutti basta togliere via questo where. Come faccio a ricercare i dati? Vediamo solo più questo. Prendiamo un database con un po' di dati in più, per esempio qua ci sono vari impiegati, no? Supponiamo di voler trovare il nome, il cognome, il codice e lo stipendio degli impiegati che hanno più di 30 anni. Qui si utilizza una istruzione che si chiama istruzione select, che ha questa sintassi. Select, qua vado a scrivere cosa voglio ottenere come risultato, cosa voglio ottenere come risultato, il codice, il cognome e lo stipendio. Poi si scrive, c'è una clausola from che indica da quale tabella prendo i dati e poi eventualmente se c'è una condizione la metto in where. Se ci sono più condizioni, queste condizioni sono sempre separate o messi tenuto insieme da operatori booleani and, or e not. Quindi qua andrò a scrivere select codice cognome stipendio, la tabella è la tabella vediamo impiegato, quindi from impiegato, e la condizione è che l'età sia maggiore di 30 anni, quindi vediamo come si chiama il campo, età, quindi where età maggiore di 30. Se volete potete mettere un punto e virgola, ma non è necessario. Quando c'è un'unica istruzione non serve il punto e virgola. Il punto e virgola separa un'istruzione dall'altra. Se ne mettiamo una dopo l'altra, dobbiamo separarle con punto e virgola. Vado sulla phpMyAdmin e apro di nuovo SQL e inserisco la mia query. Poi la eseguo. La posso anche salvare. Non posso salvarla. Qua vedete c'è scritto aggiungi ai preferiti questa query SQL. E questa è sempre azienda, vabbè adesso non lo faccio perché ne ho troppe di azienda, però qua posso scrivere il nome, lo decido io, poi quando eseguo mi salva la query, mi eseguo ed ecco il risultato. Se vogliamo vedere se veramente mi trovo solo quelli che hanno più di 30 anni, solo per curiosità vado a stampare anche l'età, produrre diciamo in output anche l'età, e vedete che sono tutti con età superiore ai 30, mentre originariamente c'erano anche impiegati con età inferiore a 30. Se mi interessa trovare tutti gli attributi, come in questo caso ho messo tutti gli attributi, posso anche semplificare la scrittura scrivendo asterisco. Se scrivo asterisco mi trova tutti gli attributi, cioè mi proietta, è un'operazione di proiezione, però questo lo vediamo meglio poi la prossima lezione.